vento di cambiamento in tema di mobilità. Seat, infatti, oltre ad aver elettrificato la sua gamma di automobili, ha recentemente presentato una serie di monopattini e oggi mi vedete in compagnia di Seat Mo, il primo scooter elettrico della casa di Barcellona. Proprio lui è il protagonista di questo test di oggi. Pronti a scoprirlo? Dai che si va! Vi sembra di averlo già visto? Beh, non vi state sbagliando di grosso, perché la base meccanica è quella del Silence S01. Però attenzione, qui non c'è soltanto il brand di Seat, perché i tecnici spagnoli sono andati a casa loro, praticamente tra due realtà di Barcellona, si sono incontrati, hanno lavorato per 2 anni per mettere a punto le caratteristiche dello scooter secondo le volontà di Seat. Sono state infatti studiate apposta le mappature, ce ne sono 3, Eco, City e Sport, ma anche la ciclistica. Il comparto ciclistico delle scooter della casa di Barcellona è composto da ruote da 120/70 15 pollici all'anteriore e 140/70 14 pollici al posteriore. I dischi freno sono a 260 mm davanti e 240 dietro e sono controllati dal sistema CBS. Qui l'ABS non c'è, ma la legge lo consente. La frenata rigenerativa è presente e permette di gestire al meglio la carica della batteria. Completano il quadro la forcella telescopica e l'ammortizzatore posteriore. Cos'è dunque Seat Mo? Beh, è uno scooter, e fin qui tutto chiaro, ma è 100% elettrico ed è equiparabile a uno scooter termico da 125 centimetri cubi. Le prestazioni sono il suo punto forte: da 0 a 50 km orari in 3,9 secondi e velocità massima limitata a 95 km all'ora, ma si avverte specialmente in mappa sport uno spunto ancora superiore. Il merito del motore elettrico, capace di erogare 7 kW di potenza, 9 kW invece è quella di picco massimo, e ben 240 Nm di coppia alla ruota. Inoltre il peso è tutto sommato contenuto, 152 kg. L'elettrico va a braccetto con la connettività e l'interattività, e il Seat Mo e scooter 125 non fa eccezione. Grazie all'apposita app per smartphone My Seat Mo, una volta scaricata e registrata, si accede a una serie di funzioni e a ulteriori informazioni sul veicolo, ad esempio la geolocalizzazione in tempo reale per ricordarsi sempre dove è parcheggiato il proprio scooter, ma anche consultare l'autonomia residua o addirittura accendere e spegnere il veicolo a distanza semplicemente premendo un pulsante sul proprio smartphone attraverso la Digital Key. Quando si parla di scooter elettrici o di veicoli elettrici in generale, un tema fondamentale è la batteria. Quella del Seat Mo è interattiva. Guardate qua, tipo jukebox di Fonzi. 5,6 kW si ricarica in circa 6 ore dalla presa domestica e, chicca, è estraibile, così potete portarvela via quando parcheggiate lo scooter e lasciate senza batteria i ladri. Me ne vado, addio. La posizione in sella del Seat Mo, beh, quella tipica degli scooter a ruota alta che vediamo nelle nostre città, ovvero busto eretto, gambe abbastanza in posizione comoda e manubrio vicino al busto. La pedana è piatta ma non spaziosissima, qualcuno fa di meglio. In compenso però c'è un sottosella veramente molto ampio, ci stanno ben 2 caschi integrali. Toccare a terra è facilissimo, la sella è a 805 mm da terra e il peso da gestire abbastanza contenuto, poco più di 150 kg. Un dettaglio spesso sottovalutato ma che lascia intendere l'ottima qualità costruttiva sono le leve dei freni regolabili, cosa non comune nemmeno tra gli scooter termici. Bene anche la strumentazione LCD, che è chiara nel mostrare tutte le informazioni, riding mode, autonomia residua, temperatura del motore e delle batterie, e furba anche nel mostrare quanta energia si sta utilizzando o recuperando in decelerazione. Insomma, questo qui è un aiuto utile per imparare uno stile di guida diverso che serve per andare d'accordo con le batterie.
Le misure XL degli pneumatici, almeno confrontate con quelle dei rivali termici a ruota alta, il buon bilanciamento dei pesi e l'assetto abbastanza sostenuto sono gli ingredienti segreti della ricetta del Seat Moe Scooter, che sui colli che circondano Verona si è dimostrato anche piacevole da guidare quando si abbandona la città e si affrontano le strade extraurbane. Pronta e ben modulabile la frenata, che richiamata all'azione con la leva sinistra aziona contemporaneamente entrambi i freni. Quella di destra invece comanda solamente il freno anteriore. Anche il motore, specialmente utilizzato in mappa sport, che è la più pronta, si dimostra a proprio agio in questo frangente, senza mostrare cali evidenti di prestazioni se la strada diventa in salita. Piacevole è la sensazione di freno motore, che è un effetto della frenata rigenerativa, utile a chiudere le traiettorie e a recuperare briciole di energia. Il rovescio della medaglia è l'assorbimento delle buche, che in generale è convincente, ma quando la situazione è particolarmente impegnativa, l'ammortizzatore inizia a mostrare qualche difficoltà. Ma in queste situazioni, diciamoci la verità, solo le maxi enduro se la cavano a dovere, è colpa delle strade del nostro paese e non del Seat. Se tra le curve sorprende, il comportamento in città non lascia altrettanto stupiti, ma non perché non sia valido, sia chiaro, anzi, ma perché le dimensioni compatte, come quelle di un SH125 per intenderci, e i vantaggi dell'elettrico sono conosciuti. Spunto vivace, silenziosità e zero calore, mica male se la strumentazione indica 32 gradi. Vera chicca è la retromarcia, utile per chi non ha la fisionomia di un gorilla come me per spostare lo scooter se parcheggiato in contropendenza. Il tema autonomia è una questione molto spinosa quando si parla di veicoli elettrici. Nel test non sono arrivato a mettere a dura prova il pacco batterie del Seat Moe Scooter, che a fine del nostro giro, circa 40 km, aveva un'autonomia residua del 58%. Però non ho lesinato sull'acceleratore e ho usato prevalentemente la mappa sport, quella un po' più motociclistica. L'autonomia reale dunque è molto vicina a quella dichiarata, specialmente se si utilizza la mappa City, la più versatile, o ancor di più la Eco, a patto di rinunciare a qualche chilometro di velocità massima. Dunque, queste erano le caratteristiche del Seat Moe. Il suo prezzo di listino parte piuttosto alto, a circa 6.000 euro, ma con gli eco incentivi si abbassa fino a 4.500 euro. Ma la formula più interessante forse è quella dell'acquisto con finanziamento. Zero anticipo, 48 rate da 99 euro al mese. E voi che cosa ne pensate del Seat Moe? È lui la soluzione per la mobilità del futuro? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi video e ovviamente seguiteci sui nostri canali social, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok, ma soprattutto sul sito www.motorbox.com. Al prossimo video, ciao!